Peter Paul Rubens è stato uno dei più importanti pittori fiamminghi. Il suo stile pittorico, caratterizzato da un accentuato senso drammatico e dinamismo nella composizione, sarà fonte di ispirazione per molti artisti del barocco. Nato in una famiglia benestante, Rubens studia il latino e si dedica alle materie umanistiche. Fa il suo apprendistato come pittore presso Tobias Verhaert, ma già a 21 anni può considerarsi un artista indipendente, tanto da iscriversi alla Corporazione dei Pittori come maestro. A 23 anni intraprende un viaggio studio in Italia per ammirare da vicino le opere dei grandi dell'arte, Michelangelo e Raffaello su tutti. La prima parte del suo viaggio è a Venezia, dove studia i dipinti di Tiziano, Tintoretto e del Veronese, ma sarà la città di Mantova a cambiare il suo destino. Nella città lombarda, Rubens incontrerà Vincenzo I Gonzaga, che lo nominerà pittore di corte. Ciò permetterà a Rubens di viaggiare molto attraverso la penisola e non solo. Una delle sue prime missioni è a Roma, con lo scopo di copiare alcuni dipinti. Questo viaggio gli permetterà di conoscere l'arte del Carracci, ma soprattutto di Caravaggio. È negli anni italiani che Rubens realizzerà una delle sue opere più note, l'Adorazione dei Pastori. Dopo 8 anni trascorsi in Italia, Rubens è pronto per tornare in Olanda, ad Anversa. In patria viene accolto come una personalità di spicco, visto il suo talento e il suo curriculum maturato in Italia, considerata culla dell'arte europea. Il suo stile, arricchito con gli insegnamenti tratti dai grandi dell'arte italiana, lo rende uno dei pittori più celebri dell'epoca. Oltre che artista di talento, Rubens si dimostra subito un ottimo imprenditore. Ad Anversa mette su una bottega che lavora come una catena di montaggio, con apprendisti specializzati in ambiti differenti. Rubens si limitava ad impostare il lavoro e a dare il tocco finale. In questo modo la bottega azienda riusciva a soddisfare le numerose commissioni, guadagnando una fortuna. La firma di Rubens, tra gli anni 20 e gli anni 30 del 600, diventa tra le più richieste dai grandi dell'epoca, disposti a pagare una fortuna per venire immortalati dal maestro fiammingo. Tra i suoi clienti più importanti ci furono il re spagnolo Filippo IV, Carlo I d'Inghilterra, i nobili genovesi e la madre del re di Francia, Maria dei Medici. Per quest'ultima in particolare Rubens realizza tra il 1621 e il 1625 una serie di quadri monumentali tesi ad esaltare la figura della committente unendo allegorie mitologiche a ritratti della nobildonna. Il motivo di questa commissione era soprattutto politico. Maria dei Medici, dopo scelte politiche infelici, doveva ricostruire la propria immagine agli occhi della corte. Nonostante gran parte delle opere di Rubens siano a tema sacro, l'artista fiammingo nutriva una grande passione per le belle donne, formose e floride. Una delle caratteristiche peculiari delle opere di Rubens è proprio la sensualità delle figure femminili, spesso discinte e dalle forme morbide e rotonde. Forse anche per questa sua passione Rubens, all'età di 53 anni, decide di sposare in seconde nozze Hélène Fourbon, una bellissima ragazza di soli 16 anni. Hélène apparirà in molte delle sue opere, tra cui Il giardino d'amore, in cui l'artista celebra il tema della felicità coniugale. Rubens si spegnerà ad Anversa nel 1640.